Una serata di festa tra amici nella sala Celestino V a Campobasso per festeggiare San Carlo Borromeo, onomastico del vescovo di Campobasso Boiano Giancarlo Bregantini. Franco Rannellucci alla chitarra e Maria Cinelli voce solista, e come in ogni festa che si rispetti, un regalo per il festeggiato: il volume La collana della vita, una pubblicazione che riunisce tutti gli editoriali che il vescovo ha scritto negli anni per la rivista diocesana Intravedere. Il volume è stato curato dall'ufficio di comunicazione sociale della diocesi, redattori di Intravedere Vedere e l'associazione Sopra i Tetti. La prefazione è stata curata da Roberto Sacchetti, che ha anche letto brani degli editoriali. Qual è il filo conduttore di questi editoriali secondo lei? Naturalmente li ho letti tutti, facevo parte della redazione, e in buona parte è il Molise stesso. Poi il Molise, per il quale ha un grande amore come lo aveva per la sua terra di origine, e che ha cercato di spingere verso lo sviluppo armonico e onesto. E poi altro motivo ricorrente è lo sprone ai politici perché facciano il meglio per questa terra, e poi la cura naturalmente della Chiesa, soprattutto sotto l'aspetto del sinodo che lui ha promosso nel Molise. Un amore per il Molise che ha spinto Monsignor Bregantini, alla fine della sua missione ecclesiastica come vescovo, a chiedere al Papa di poter restare in regione. Proprio quello che mi ha sempre ispirato ogni volta che facevo questi articoli mese per mese in questo giornale che io ho amato molto, che ho voluto difeso anche da altre mire non sempre limpide e chiare di altre realtà ecclesiali. Invece questo è stato di una grande forza d'animo, perciò io ho voluto magnificare il Molise, che ha immensamente bisogno di autostima, perché se c'è questa certezza che valiamo, che siamo, che esistiamo, che non c'è la brutta frase che il Molise non c'è, non solo c'è e vale per tutta una serie di atteggiamenti che questa rivista in tanti anni ha portato avanti mese per mese